Allora, oggi parliamo di post game. Innanzitutto, benvenuti in un nuovo video. Partiamo già bene. Enrico Zenoni e Elisa Fogliano, finalmente presenti dopo i games. Ciao ragazzi. Ciao raga. Come state? Innanzitutto siamo a Modena, oggi è la fine del primo giorno, è un evento che poi avete già visto o vedrete. Com'è andata? Siete stanchi? Un po', onestamente. Sì, sì, è tosto anche fare da coach e non solo allenarsi. Quindi... Tutto il giorno, non è che stiamo parlando di un paio d'ore. Sì, no, esatto. Dopo ci sono gruppi, tante persone su cui lavorare, ognuno ha il suo problema, quindi devi lavorare magari su uno, su una cosa, uno sull'altra. Lanciare le persone sugli anelli dopo. Lanciare le persone in stand. Esatto, ci vuole un attimo. Poi dopo pranzo è stato bellissimo, la gente non aveva voglia nemmeno di mettersi a testa in giù. È stata tosta, eh. Ma parliamo di games, va bene, abbiamo rotto il ghiaccio, siamo già tutti caldi, parliamo di games. Argomento importante. Non sto a darvi troppe leccate di culo e qua di là, voglio sapere com'è andata. Poi tanto, cioè, voglio dire leccate di culo, complimenti. Cioè, fini quello, cioè, non è che c'è tanto da dire. Ho un po' di domande, vedremo di fare il più breve possibile, che non voglio un'intervista lunghissima perché siamo tutti stanchi. Anch'io, anche se non ho fatto niente. Voglio sapere... Parlate insieme un po' prima, un po' l'altro, come volete. Com'è andata la settimana pre della settimana di gara? Come l'avete vissuta a livello di stress, mentalità? Qual è stata la vostra routine? So che entrambi, se non sbaglio, eravate già lì. Sì. Esatto, sì, siamo partiti insieme, insomma, siamo arrivati poco dopo a Madison. Io, un po' vicino, su, Io me la sono vissuta benissimo, nel senso mi è piaciuta un sacco. Prima volta che andavate lì? Sì. Ok. E abbiamo trovato questo box fighissimo, con tutta l'attrezzatura nuova, pulita, perfetto, enorme, bellissimo. E già quello fa. CrossFit Mataleau. CrossFit Mataleau, bellissimo. E io non ho mai fatto l'atleta, come sai, è un lavoro e tutto quanto, quindi è stata la mia prima e unica settimana d'atleta. Quindi ho fatto la prima doppia sessione in vita mia la settimana prima dei games, non l'avevo mai fatta e quindi ho fatto l'atleta a tempo pieno, è stato bellissimo, cioè quindi ci svegliavamo la mattina con calma, facevamo colazione, poi prima sessione, tornavamo, pranzo, doppia sessione e cena. Eravate quindi... in casa insieme? Era lo stesso hotel ma sì. diverse camere. Mm-hmm. Okay. Sì. Quindi appunto io me la sono vissuta strabene, non ero nemmeno agitata e mi è proprio piaciuta, mi sono anche divertita. Sì, no? Okay. Io in realtà le settimane ancora prima di arrivare a Madison ho avuto un problema al ginocchio, quindi ho dovuto diciamo tagliare tutto ciò che era lower body e ho ricominciato a fare snatch, clean and jerk e tutto il resto la settimana prima appunto dei games. E diciamo che mi ha un po' condizionato nel senso sul volume, che non cioè, potendo allenare solo la parte sopra, comunque una volta che hai fatto pull up, push up, e tutto, cioè pull and push, hai finito, capito? E quindi fasi di weightlifting e cose che magari dovevo accumulare un po' più di volume non sono riuscito a fare, ma soprattutto anche corsa, bici, ho avuto proprio questo problema. Probabilmente è stato il fatto che ho cambiato magari la tecnica sulla corsa nei mesi prima. Ah, ho visto che ti sei allenato tanto sulla corsa. Ho cercato di allenarla, però probabilmente ho esagerato e il problema al polpaccio si è andato a riversarsi poi sul ginocchio, quindi ho avuto quel problema lì. Però no, le settimane prima poi mi sentivo bene perché comunque diciamo che mi è servito anche come scarico perché ero anche bello, quindi quelle settimane lì in realtà... Non sono riuscito ad accumulare così tanto volume, ma sono comunque riuscito ad andare in scarico. Poi magari ho cercato di riaumentare un pochettino la settimana prima, anche per testare il ginocchio, per vedere come stava e tutto il resto. E alla fine stava bene, cioè sentivo quel minimo, ma non era un dolore che ti limita. E niente, io vabbè, di solito ero abituato alla seconda sessione, quindi diciamo che è stato normale. E l'unica cosa magari era... A livello di cibo che non mi sono organizzato benissimo, io e quindi diciamo che la mattina saltavo la colazione, mangiavo pochissimo tra un evento e l'altro ed è stato un po' limitante a livello di energie, soprattutto gli eventi lunghi che comunque i games non sono la gara che fai 2-3 eventi alla giornata e poi stop, ma sono 5 giorni dove sono eventi anche lunghi e quindi ti serve proprio del carburante. Volevo parlare infatti di questo, come avete gestito l'alimentazione, però prima dei CrossFit Games, sempre in quella settimana lì avevate dei, vi facevate dei prep, ho visto che Ok, io in realtà avete avuto anche uno sponsor su questo.
Sì, esatto, sì. Allora io, come ti avevo già detto, sono seguita da mio nutrizionista, sì, Francesco Aragone, e anche lì mi ha fornito tutto il programma, sia nelle settimane prima che nella settimana poi dei Games. E, è stato un po' problematico lì in America reperire del cibo sano, nel senso che anche in realtà il cibo sano non era poi in realtà quello a cui siamo abituati qua, perché comunque gli alimenti sono diversi, quindi ad esempio la prima spesa che ho fatto, che era solo per me e mi è durata 5 giorni, ho speso $200, perché lì la roba sana ovviamente costa molto, certo, di più, e quindi è stato un po' un problema quello. Però in realtà appunto io mangiavo molto pulito, facevo la solita colazione che riuscivo a fare anche in Italia, e appunto dovendo fare la seconda sessione abbiamo caricato un po' di più di carboidrati, e facevo più spuntini, pre-nanna, che di solito non faccio, e quindi anch'io in realtà appunto ho fatto questo carico di carbo, così in modo poi da arrivare con il massimo delle energie per la settimana dei Games. E, in realtà non tanto diverso dalle altre gare, okay, semplicemente è stata un po' più lunga la settimana prima, perché siamo stati tutta la settimana appunto lì a fare doppia sessione, però la routine è stata la stessa. Penso sia stato appunto difficile il cambiare solo alcuni alimenti che magari, esatto, in Italia ci sono e in America no. Esatto, è stato un po' quello l'ostacolo, diciamo, nel senso che essendo proprio un altro continente, magari gli stessi alimenti non c'erano, dovevi provarne altri, sperando che però non ti dessero problemi magari intestinali. E, esatto, perché infatti in realtà un po' è successo così, nel senso che io ad esempio sono abituata a mangiare le mousse di frutta, là non c'erano, là non c'erano, ho provato un altro prodotto. In realtà con Francesco mi aveva detto provalo prima della settimana di gara per vedere se ti dà fastidio. Lì per lì non mi ha dato fastidio, poi in realtà durante la settimana di gara mi ha dato un po' di problemi, okay, intestinali. Ah, durante la settimana? Esatto. Quindi è stato un po' quello l'unico intoppo. Però per il resto in realtà di energie ne avevo e mi sono sentita bene. Bene per quanto riguarda le energie, poi il fatto che fossi devastata da DOMS e altro, quello è un altro discorso. Adesso ne parliamo di quello. Esatto. Zeno, alimentazione? Io non seguo niente, cioè non seguivo niente come alimentazione. Ah, okay. Giustamente arrivato ai Games, come ti ho detto, ero disorganizzato, infatti non sono riuscito a mangiare praticamente niente, e quindi dopo i Games ho deciso di iniziare anche un attimo a curare quel, okay, lato lì. Allora, prima dei Games in realtà, avendo molto più tempo, perché comunque tra le sessioni di allenamento avevano tempo, ho cercato anche di caricare i carboidrati, quindi, okay, mangiare un po' di più, e quello penso che mi abbia salvato soprattutto nei primi giorni, che comunque anche magari a non mangiare c'è comunque il carico dei giorni prima e riesce a tirare avanti un po'. Però man mano andava avanti la settimana, man mano sentivo proprio un calo di energie ed è stato un pochettino quello il problema. Dopo alla fine il workout spesso è testa, quindi comunque anche se magari non hai energia riesci comunque a finirlo, comunque ad andare forte, però giustamente magari essendo stato un pochettino più attento anche su quello, mi avrebbe potuto aiutare soprattutto sugli eventi lunghi ad andare un pochettino meglio, ad essere un pochettino più concentrato. Vabbè, esperienza anche quella, voglio sì, dire. Sì, no, ma infatti quando si sbaglia dopo si corregge. E un'altra roba che mi ha un po' destabilizzato erano i ritmi dei Games, che erano completamente diversi, nel senso che si iniziava presto la giornata, molto presto rispetto a quello che sono abituato, e quindi dormivo di meno. Orari? Cos'era? Colleghiamoci già direttamente, sì, alla primo settimana. Il giorno siamo stati dalle 7 di mattina, che c'era il primo briefing, alle 9 e mezza di sera sul campo gara. Solo per il briefing? No, sul campo gara. Ah, ok. Però siamo arrivati lì alle 7 di mattina, siamo andati via alle 9 e mezza, mia, cioè 14 ore e mezza sul campo gara. Eravate lontani con la casa? Un po'. Ah, quindi non potevi fare... Sì, era tipo 20 minuti di macchina, quindi non potevamo. Infatti anche quello lì magari, cioè, conviene prenderla più vicina possibile, in modo che si riesca anche a... A parte che in realtà solo alcuni atleti riuscivano a fare quella cosa lì, perché erano pochi quelli vicini. Di solito si stava in area warm up, comunque era grande, si riposava lì. Sì, c'erano alcuni atleti tipo, vabbè, diciamo i big, che avevano proprio l'hotel attaccato al padiglione lì dove poi c'era l'area warm up. Tornavano sempre loro. Quindi appena, esatto, appena finito il warm up, il workout, sparivano subito e poi ricomparivano dopo un po'. E effettivamente la comodità di avere
l'hotel vicino è un'altra cosa, perché comunque stai lì in area warm up, però sei sempre comunque attivo, poi c'è rumore, poi sei lì che pensi già all'altro workout, quindi proprio staccare un po' ci sta, quindi anche questa esperienza per la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, ci sarà. E annotiamo di appunto prendersi qualcosa magari di un po' più vicino e comodo. Comunque a livello di alimentazione vi siete trovati bene alla fine di tutto? Sì, dopo Trifecta ci ha aiutato coi pasti, quindi ci ha inviato tutti dei pasti pronti, quindi non riuscivi a mangiarli la mattina perché erano troppo pesanti per riuscire a mangiarli la mattina, però la sera riuscivi comunque a mangiarne almeno 2-3 e recuperavi un pochettino. Microonde e via, cioè proprio veloce. Microonde. Esatto. Vi è servito tanto come sponsor? Sì, e dopo chiaramente ci ha aiutato soprattutto i giorni prima che comunque ti devi caricare, dopo cioè in gara vai molto a sensazione, cioè se non riesci a mangiare piuttosto che star male, rischiare di star male prima del workout non mangi, vai avanti, non so, pre-workout o gel, cioè, ci sono poi vari metodi per aggirare. Faccio due domande delle gare, non andiamo troppo nello specifico, vorrei sapere più che altro come avete gestito l'ansia? Pre, durante, vabbè, post game immagino belli rilassati, però qual è stato il cambio d'ansia prima di iniziare il primo giorno e dopo tipo il secondo, terzo giorno, quando eravate già nel vivo dei CrossFit Games? Ma allora, in generale io ho avuto molta meno ansia rispetto ai semifinals, molta meno ansia, nel senso che ormai ero lì, sapevo che avrei dovuto fare il meglio che potevo ovviamente, però ero lì. Cioè il mio obiettivo primario davvero era divertirmi e godermi l'esperienza al massimo, quindi più che agitata ero proprio emozionata di poter gareggiare con atlete di quel calibro e cioè, ho condiviso lo stesso bilanciere con Tia durante il riscaldamento ed ero tipo fighissimo, e quindi più che agitata ero emozionata. Stessa cosa quando entravo in campo gara, sia a North Park, quindi nell'arena esterna, sia poi al Coliseo, ma ancora di più, proprio mi veniva la pelle d'oca, cioè era bellissimo, c'è cioè, tantissima gente, cioè è ancora più grande di quanto sembra in televisione. Cioè, magari non fanno vedere tutto YouTube. No, cioè da fuori non ci si rende conto di quanto sia grosso tutto quanto, di cosa ci sia dietro, l'area warm up, tutta l'organizzazione, i giudici e i volontari, è una cosa immensa e è bellissimo. Poi durante i workout avevo l'ansia, ma giusto all'inizio, prima di iniziare, poi appena il 3-2-1 andava via. E, esatto, focus sul workout e appunto non ho avuto, forse la gara in cui ho avuto meno ansia paradossalmente, perché appunto ormai ero lì, sapevo che dovevo dare il massimo e quello ho fatto. E, ovviamente sì, poi col passare dei giorni diminuiva, ma comunque era già poco dal mio punto di vista, poi ci racconterà Zeno. Per me cioè, è normale, sono abituato a fare le gare, quindi diciamo che io tutte le gare ho più o meno le stesse sensazioni. Il fatto che magari prima di entrare a fare il workout pensi a tutto quello che puoi sbagliare, soprattutto su workout come magari era quello di skill, dove se tu sbagliavi un single under che tu dici minchia single under si fa easy, ma in realtà se tu ti incastri al 50° e devi ripartire da capo eri fottuto. Quindi ci sono certi workout dove davvero bisognava rimanere concentrati e quindi ti viene un pochettino cazzo se sbaglio, arrivo ultimo, capito? Dopo verso la fine diciamo che quando ormai i giochi sono fatti, cioè ce la si gioca fino alla fine giustamente, però quando sei tra i 20, 30, il 20° e il 30° posto è difficile poi riuscire a fare, cioè diciamo che hai meno pressione, ok? Magari se sei lì che ti giochi il podio e tutto il resto è molto più difficile, però così diciamo che eravamo anche un pochettino più tranquilli, quindi ti godevi magari il momento prima di entrare, vedevi tutta la gente che tifava, cioè per me è poi una roba importante il fatto di vedere qualcuno che ti sostiene, soprattutto poi ai Games. Ho visto che ti è piaciuto tanto. Sì, esatto. C'era tanta gente che nonostante tu magari non sei il primo, però ti tifano comunque, capito? Cioè come gli idoli che avevamo prima, tu diventi uno di quelli per qualcun altro, quindi super super figo. Ci vogliono sabotare l'intervista. Ok, bello il fatto di prima vederli da fuori. Cazzo, adesso partecipo io. Sì. Vi siete fatti un'autoanalisi?
alla fine dei Games, su come siete andati, se potevate dare di più per andare a trovare sempre. Ma allora, il mio obiettivo, al di là del divertirmi come dicevo prima, era ovviamente passare il taglio, che appunto non l'ho passato, ma in realtà tornassi indietro non credo che cambierebbe nulla, nel senso che per me erano workout un po' fuori dalla mia, non fuori dalla mia portata, però workout era difficile prepararsi alla fine, sì, perché c'era tanta roba nuova, tanti, esatto, oggetti che non hai mai toccato. E se tu non li hai mai usati in warm up, magari non te li mettono, cioè ci hanno fregato un po' anche questi. Anche, non mettevano tutti i warm up. Esatto, anche ad esempio, vabbè, quello del Capitol coi pig. Sì. Io non li avevo mai provati, okay, e in hard warm up non c'erano. Stessa cosa per le Usafel, le sandbag. Quindi io mi sono trovata per la prima volta a provare il pig sul campo gara dei Games. Come non c'erano le sandbag? Le Usafel. Non quelle c'erano? Quelle a forma di diamante. C'erano magari quelle normali da 90 kg, ma non c'erano. Quindi appunto due elementi su tre, con appunto le Jerry Bags, quelle c'erano, però gli altri due no. Okay. Quindi appunto io ho provato il pig per la prima volta sul campo gara dei Games. Ho sollevato il primo, mi sono tipo ribaltata, ci sono rimasta sotto. Al terzo mi è partito la lente a contatto, tra l'altro, no. Un disastro, però sì, c'erano molte cose che non si potevano provare in area warm up, quindi in realtà in generale, appunto, tornando alla tua domanda, erano workout per gente grossa e pesante e quindi io purtroppo non ho potuto dare il massimo in alcuni, quindi appunto io ho fatto il massimo, però non posso rimpiangermi niente, nel senso, anzi, non dico nulla sul workout che avrei dovuto vincere, ma vabbè, questo poi è un discorso a parte, perché sennò stiamo qua 10 minuti. Però appunto anche in vista dell'anno prossimo, c'è anche ad esempio quello delle sandbag. Come lo prepari un workout del genere? Cioè, non arrivare a una sandbag con 113 kg, non saprei sinceramente da che parte iniziare. Cioè, erano workout con elementi un po' particolari. Non si può neanche esistessero così grandi, esatto, prima, esatto, dell'evento. Lo sapeva, probabilmente. Quindi sì, workout un po' così. Però appunto, ovviamente siamo, sì, ai prossimi Stiamo andando games, a cercare quindi proprio la rottura di palle nella domanda. Cioè, perché te, ragazzi, avete fatto i CrossFit Games. Zeno, autoanalisi, te la sei fatta? Come ti dicevo prima, alimentazione. Ah, ho vero. Cambiato i ritmi del sonno, perché comunque lì si parte un po' prima. Non l'ho cambiati di tanto, ma sto migliorando, okay, quindi andare a letto un po' prima e svegliarsi un po' prima e comunque anche lì provare magari un pochettino più di oggetti non convenzionali, okay. Il fatto di essere anche io un pochettino più leggero mi ha penalizzato su cose come pig, magari pure la sandbag e tutto il resto, capito? Perché comunque bisogna essere un pochettino più forti, cioè anche sul lo workout, yoke. Esatto, lo yoke. Cioè c'erano cose che davvero magari sui workout di ginnastica e così, cioè, vedi che il livello è quello e invece su tante altre cose bisogna ancora lavorare. Una cosa che però ho visto, cioè oltre ad analizzare me ho analizzato anche gli altri, che tutti sbagliano qualcosina, quindi anche Medeiros, anche, cioè ognuno c'ha un workout in cui magari sbaglia quella cosa che lo penalizza e quindi diciamo che non sono invincibili, ma c'è sempre quella ripetizione che magari non fa perfetta, e su quello bisogna proprio lavorare, nel senso che penso che anche loro lavorino sul fare il meno errori possibile, perché poi meno errori possibile ti portano a riuscire a non prendere no rep e quindi a finire il workout come si deve, perché comunque anche loro molti, cioè magari uno vede una gara normale, dice il judging e tutto il resto, lì ai Games c'era un casino perché tanti movimenti nuovi, non sapevano neanche loro come organizzarsi, perché magari uno aveva capito una cosa, uno l'altra, gli sono arrivato un sacco di richieste di cambio score, cose così, quindi anche lì c'è dietro tutto quella parte lì che di errori, non esatto, aspetti, che a quel livello non ti aspetti, ma livello. In realtà ci sono, cioè, molti errori che poi il lato oscuro dei CrossFit Games. No, non è quello, più che altro loro devono cioè alla fine li correggono, però certe volte magari possono fare una scelta ingiusta, okay, come è capitato anche nel suo caso, e che quindi ti penalizza totalmente. Sì.
E così succede a noi, ma anche a quelli comunque forti, perché certo, comunque anche uno come Olsen ha beccato la mia stessa lane sulle legless pegboard e abbiamo preso tutte e due no rep, quando il motivo per cui ci hanno dato no rep era, cioè, non eravamo gli unici che facevamo quella cosa lì, capito? Soprattutto su un movimento nuovo, minchia, difficile, cioè non è che usavamo i piedi per salire, si frenava nella discesa e molti altri frenavano e non gli hanno detto niente, a noi due invece ci hanno dato quella penalizzazione lì, però non puoi andare a dire niente perché giustamente il workout ormai è andato. Okay. E niente, quindi... Io ho una domanda per te. Urco, vai. Scusami, vai. Che lui lo fa perché abbiamo avuto tanti mesi fa un'intervista che non è mai uscita e mai vedrete. Meditazione? Mm-hmm. Hai fatto anche lì? Allora, diciamo che dato i ritmi abbastanza serrati era difficile, perché la mattina davvero io mi alzavo e partivo per andare al briefing, dato che cercavo di recuperare fino all'ultimo minuto di sonno. E non è quella che fai durante la gara, ma è tutta quella che fai prima, è come l'allenamento, capito? Okay. Quindi una volta che sei allenato e sei preparato, magari prima dell'evento ti metti lì un attimo concentrato e cerchi di settarti, però non è una di quelle, cioè non ho tenuto la mia solita routine. Okay. La mattina. Ok. Eli, come hai provato? Io no, non l'ho mai provato, anche per mancanza di tempo, perché appunto lavorando faccio sempre le corse tra lavoro, box e tutto quanto, però mi piacerebbe, quindi non escludo in futuro di provare. Interessante come... Sì, come è una argomento. Cosa, sì, mi sarebbe sempre piaciuto provare, che appunto bisogna sempre rinunciare a qualcosa quando non si ha tempo e purtroppo questa è stata una delle cose, ma sicuramente è una cosa che vorrei provare. Allora ragazzi, ultime due domande. Avete studiato gli altri atleti? Mentre prima, magari nell'area warm up o nei giorni dopo? Magari i movimenti che facevano loro? In realtà non più di tanto, cioè ero tanto focalizzata su di me, sul workout che dovevo fare, più che analizzarle ero troppo stupita e ammaliata da chiunque in giro. Però no, cioè è bellissimo, nel senso, vederle lì di fianco a te, ovviamente si muovono benissimo, sono perfette, è stato stupendo, però no, sinceramente non le ho analizzate più di tanto. Io, come ti dicevo prima, sì, anche io le ho analizzate, nel senso che anche durante il workout, magari mentre tu recuperi, guardi gli altri, vedi un attimo come si muovono e vedi che anche loro fanno errori, minimi, ma ci sono. E magari ti faccio l'esempio nel workout delle sandbag, dato che nessuno sapeva come cazzo tirarla su, magari tu guardavi quello che usava la tecnica, uno, e provavi quella tecnica lì, provavi la tecnica di quell'altro e poi cercavi un attimo di organizzarti così, capito? Cioè soprattutto con i movimenti nuovi si cercava un attimo di rubare magari qualcosina dagli altri e provarlo, cioè giustamente poi ognuno c'ha la sua quadra, quindi magari quello che funziona su Maeros non poteva funzionare, certo, con me, certo, capito? Quindi infatti ognuno c'aveva una tecnica diversa, però erano quelle, diciamo, un pochettino più efficaci e basta, quindi sì, io qualcosina ho rubato di qua e di là. Esperienza anche quella, voglio dire. Ultimissima domanda e poi vi lascio andare. Avete imparato qualcosa che influirà sui vostri allenamenti futuri o comunque sul vostro percorso? Cos'è? Aspetta, in breve. Io non l'ho capito, vabbè. Vuoi far parlare prima zero? Sì. Così ci pensi magari. So che è una domanda tosta. Sì, 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 no, vabbè, in realtà lavorare molto di più sui movimenti non convenzionali, nel senso, magari non devi aspettare di qualificarti, cioè giustamente il primo anno non sai come possa andare, quindi ti prepari di più sui workout classici di CrossFit, però tanti workout magari non erano neanche così difficili da fare a livello di fiato, a livello di, ma erano proprio il fatto di riuscire a sfruttare al meglio il conoscere quel movimento, capito? E quindi se tu lo pratichi poi in allenamento, giustamente arrivi là più preparato, magari non fai il pig, ma fai comunque un esercizio simile che ti porta a riuscire a migliorare lì, capito? E quindi ti prendi giustamente, guardi il workout, vedi qua sono andato bene, ci devo lavorare ma non troppo, qua sono arrivato in fondo perché
devo lavorare su questo, 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 e li metti lì e sai che li devi fare un po' di, cioè li devi praticare un pochettino di più. E quindi c'è una mega lista di cose. Uscire comunque dalla zona di comfort, penso si possa riassumere. Quello è, è la base, sì, sì, sì. Ma come ti dicevo all'inizio, quello che ho pagato io è stato un po' il fatto di non essere abituata a fare la doppia sessione, quindi non essere abituata a quei volumi di quei giorni che sono enormi. Quindi mi dispiace un po', ad esempio, che per alcuni workout in effetti si sarei potuta andare meglio in condizioni migliori, ma ero proprio, avevo qualsiasi muscolo che mi faceva male. Tipo, non so, mi viene in mente quello degli extreme push-up col deficit. Ok. Quello lì sono sicura che è un workout che se provo cioè in condizioni migliori non avrei troppi problemi. Però proprio i muscoli non rispondevano più dopo quel volume esatto di lavoro. Quindi solo quello, cioè mi piacerebbe riuscire ad allenarmi di più in futuro, riuscire ad allenare proprio anche più la resistenza ai volumi. E più che altro quello, e come diceva Zeno, anch'io provare a dedicarmi a quegli elementi che non faccio spesso, quindi magari inserire anch'io la bici, il nuoto soprattutto, in modo costante, e provare più spesso ad allenare quei movimenti un po' unconventional che sicuramente si troveranno in gare all'estero, non tanto magari in Europa, però in gare anche all'estero, che adesso magari inizieremo a farle, sicuramente si troveranno. Perfetto. Abbiamo tanti mesi di preparazione comunque, c'è tanto anni, tempo. Anni. Ragazzi, grazie, complimenti ancora per grazie a te. Quello grazie. Che avete fatto. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, e commentateli voi, fenomenali. Flex. Ciao ragazzi, grazie raga. Grazie a te, bomba. Grazie. Grazie mille. Brava. Rifacciamolo. Non andava l'audio.